intervenire su quegli immobili che ancora necessitano di essere riparati e che potrebbero beneficiare di un incremento affinché questi immobili effettivamente vengano riparati, perché sennò il rischio è che il blocco totale della ricostruzione. Io ho ascoltato la trasmissione in cui erano ospiti sia il senatore Liris sia il presidente Frattale e entrambi esprimono delle posizioni di assoluto buonsenso, naturalmente Gianni Frattale dal punto di vista dei costruttori e Guido Liris dal punto di vista di chi oggi è chiamato da parlamentare da un lato a governare la nazione e dall'altro a rappresentare gli interessi di un territorio. E io sono convinto, perché l'attività parlamentare di Guido Liris è sotto gli occhi di tutti, nonostante diciamo la giovinezza dal punto di vista dell'anzianità di servizio, ma lui insieme all'altro senatore, diciamo, espressione di questo territorio, Sigismondi, insieme agli altri parlamentari eletti in Abruzzo in maggioranza e quindi anche dell'opposizione, Testa, sì. Bagnai, insomma, eccetera. Beh, quelli di maggioranza sono chiamati ad un senso di responsabilità diverso, perché poi sono certo che, ma in particolar modo Guido Liris, che conosce la realtà di questo territorio, si è fatto interprete di queste esigenze. Ha già presentato degli emendamenti, alcuni sono stati accolti, su altri si sta ragionando e io sono certo che il suo attaccamento al territorio sarà il viatico migliore, perché poi alla fine noi che veniamo da un'esperienza amministrativa locale, comunque poi non c'è logica di partito, ragion di Stato che tenga, se riteniamo che ci siano delle ragioni invece del territorio giuste, legittime e che possano essere assecondate perché ci sono le garanzie delle coperture economiche. Visto che questo decreto dovrà essere trasformato in legge, esiste qualche emendamento già? Ci sono una parte di emendamenti, allora i decreti su cui si sta lavorando sono più di uno. C'è il decreto sisma, che è quello che riguarda proprio i territori interessati dai terremoti negli anni. Poi c'è il decreto superbonus, quello per cui è stato, diciamo, sospesa, interrotta la possibilità da parte degli enti di acquistare crediti, che invece deve essere calendarizzato e avrà il suo tempo di decorrenza, di conversione in legge. Diciamo che delle cose si muovono, perché c'è stata una riunione presso la Presidenza del Consiglio che ha visto sullo stesso tavolo Palazzo Chigi, il MEF, il MISE, ma anche Cassa Depositi e Prestiti, l'ANCE e tutti coloro che sono interpreti di questo meccanismo, che nasce bene filosoficamente, cioè rigenerare il patrimonio edilizio affinché non accada quello che è accaduto all'Aquila, cioè prevenire e mettere a norma gli immobili prima ancora che sia un terremoto, a denunciarne la fragilità, però che poi è diventato un pozzo di San Patrizio in cui ognuno ha potuto pescare liberamente. Lo Stato ha un dovere di mantenere la parola data, e chi ha investito, chi ha avuto l'autorizzazione a iniziare i lavori va sicuramente ristorato e va fatto questo in tempi brevissimi. Le modalità secondo me ci sono, anche perché c'è una legge, non mi ricordo, fino al 2025 c'è una legge, anche se la legge consentiva di acquisire i crediti, sì, diciamo d'imposta, non certo il diritto a che questi crediti potessero essere necessariamente utilizzati. Mi spiego: se io devo pagare 1 milione di euro di imposta e faccio un lavoro per cui genero un credito d'imposta di 1 milione, io compenso. Beh, ma se io non lo genero sono costretto a darlo a qualcuno che quel credito d'imposta può utilizzarlo. E dove si è incagliato il meccanismo? Nel momento in cui chi aveva messo a disposizione la possibilità di acquistare crediti, a un certo punto in poi l'ha bloccato. Il cassetto fiscale. Poi ci sono degli istituti di credito che avevano fatto degli accordi e quindi continuano a liquidare perché avevano individuato i plafond. Altri hanno bloccato. Il rischio vero qual è? È che prima o poi,
se non si sbloccano i crediti già esistenti, è che arriveranno dei fondi speculativi che acquisteranno magari crediti a 60, 65, 58, e qualcuno quei crediti, e qualcuno no, perché le imprese li libereranno pur di prendere boccate d'ossigeno, però di fatto noi abbiamo generato una e cosa. E poi le imprese a loro volta si rifanno sui proprietari delle case. No, non sono si rifanno sui committenti, no, che hanno. No, 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 i committenti, il committente c'ha lo sconto in fattura e quindi è accordo, hanno firmato un contratto. Cioè, il problema vero è che questo sistema ha generato una forma, fra virgolette, di speculazione, per cui chi acquista il credito a 80, 75, non è che lo spende a 70, 75, chi acquista il credito a 75 comunque se lo spende a 110, cioè, lo utilizza a 110, ci guadagna solamente attraverso un'operazione, sì. Quindi prima che si inneschi un fenomeno ancora più speculativo. Bisogna chiudere la partita. Certo, Eurostat ha detto che il debito che tu generi, anche se è spalmato in più anni, va conteggiato tutto nell'anno in cui tu lo contrai. Lo contrai, lo utilizzi. Però io credo che attraverso gli F24, le imprese, per esempio Confindustria, ha fatto delle operazioni interessanti in alcune parti. Le imprese con la disponibilità, chi ha migliaia di dipendenti, penso, dico, a solo a titolo esemplificativo, no? In Abruzzo. Il Foundry nella nostra provincia, o piuttosto che Toto o come, l'azienda dell'automotive della Val di Sangro, adesso mi sfugge, la Sevel, diciamo, con migliaia di dipendenti, con un certo imposto, se lo possono permettere, tassa, magari possono aiutare i loro colleghi costruttori ad acquistare questi crediti. Torniamo agli appelli dei nostri amici a casa. Una signora ci scrive che la figlia, appena quindicenne, tutte le sere, il sabato sera esce, ma ha paura per la sicurezza di questa bambina. Dice che nel tunnel che collega il parcheggio di Collemaggio a Capopiazza, soprattutto nella zona, diciamo, antistante, giungerà in Piazza Leonardo, dove giungerà presso il cimitero comunale. Assistenza nell'ambito della logistica, dal piccolo al grande quantitativo di merce, dalla preparazione a... Spesso però avvengono, come avvengono. Ecco, allora dice, come si fa per stare tranquilli? Perché L'Aquila è una città, insomma, tranquilla. No? Assolutamente, perché sì, lo dicono anche le statistiche. Lo dicono anche le statistiche. No, noi abbiamo messo... Allora, ma serve un po' di attenzione in più. Le forze dell'ordine presidiano le zone più a rischio. Nel megaparcheggio è stato installato un sistema di... Sì, però è inutile che le forze... Io ho fatto delle fotografie al guardia di finanza, carabinieri e polizia statale con le relative macchine alla fontana luminosa. Adesso non le porto. Vabbè, però, ma non ha senso.